Ciao Glitters e bentornati sul canale! Come potete vedere alle mie spalle, oggi faremo un tutorial e questa volta questo tutorial mi piace da impazzire perché si tratterà della casetta di marzapane, ma senza marzapane però, Candy, quindi questa non potrei mangiarla. Sì, lo so che non potrò mangiarla, però sarà bellissima lo stesso. E non ho capito, a che serve una casetta di marzapane che non si può mangiare? Ma come, Gennarino, è instagrammabile! Già immagino tutti i set di foto, wow! Beh, sì, per fare le foto e come punto di ritrovo. Bene, Glitters, direi proprio che questa casetta di marzapane interessa un po' a tutti. Allora, iniziamo subito. Prendiamo un pezzo di cartone su cui incolleremo uno strato di neve utilizzata per i presepi, che altro non è che della stoffa fatta di ovatta. Tipo, non saprei come definirla questa cosa. Benissimo, una volta fatto ciò, prendiamo una scatolina e ritagliamo i lati. Fatto questo, ritagliamo delle finestrelle. Mi raccomando, Glitters, non buttate gli scarti perché ci servirà tutto per questa casetta. Adesso mettiamo la colla a caldo sotto. Ok. Da questo pezzettino tagliamo un triangolo che andrà qui. La lunghezza. Ne prendiamo un altro perché dovranno venire due uguali e tagliamo. Poi incolliamo ed incolliamo. Wow, che carina! Sembra già una vera casina! Ma poi abbiamo anche, ecco, aggiunto quello che mancava al tetto. Eccola qui. E adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo dipingere! prendiamo un color biscotto, quindi un beige o un ocra, ed iniziamo a dipingere tutta la superficie della nostra casetta. Una volta ricoperta tutta la casetta col colore di base, andiamo a rendere l'effetto un po' più realistico. Schiariamo il colore di base con del bianco e picchiettiamo il bianco dal centro verso l'esterno. Così, vedete, lo andiamo a sfumare. Adesso invece mescoliamo il colore di base con un marroncino. Questa volta invece di dipingere dal centro, dipingiamo a partire dai bordi e andiamo a sfumare. Prendete pochissimo colore con il pennello e vedrete che poi il risultato sarà super realistico. Guardate, sembra già un biscotto. Ed ecco qui i glitters, guardate che carina! Sembra già fatta di biscotto, cioè almeno per me sembra già fatta di biscotto. Al tetto non ho prestato particolare attenzione perché tanto poi andremo a ricoprirlo con delle tegole molto speciali. Adesso è tempo di realizzare porte e finestre e vogliamo realizzarle con l'effetto waffle. No, a me questo tutorial piace sempre di più. Dunque, glitters, per l'effetto waffle ci servirà cartoncino. E retina! Sì, la retina che si trova nelle confezioni di patate, di cipolle, queste cose qua. Chiedete alle vostre madri, sicuramente ve la daranno. Dunque, dipingiamo tutto questo cartoncino di marrone. Adesso poggiamo la nostra retina qui sopra. Per un effetto super realistico possiamo anche incollarla e poi dipingerla. Altrimenti adesso prendiamo il colore più chiaro, quello biscottoso beige, e iniziamo
a picchiettarlo così. E niente glitters, alla fine ho deciso che l'effetto era troppo più bello con la retina incollata, quindi basta mettere un po' di colla vinilica nella vernice e niente, così l'effetto è molto più bello. Glitters, dopo aver ritagliato tanti rettangolini per le nostre finestrelle, iniziamo ad incollare il tutto. Per l'incollaggio utilizzerò della colla a caldo bianca che ci servirà anche da glassa. Guardate, io metto la finestrella e poi ricopro il tutto di glassa. Ah, no, aspetta, ehi, un attimo. Mettiamo anche le finestre più grandi. No, mi sa che questa andava di là. Aspetta. Ottimo. Dunque glitters, guardate qui, devo ancora pulire tutto, però il risultato mi sta piacendo da pazzi. Sì, devo ancora incollare la porta, che è qui che aspetta, però ho cambiato colla, come già vedete da qui, perché adesso mi serve quella trasparente. Facciamo prima questa cosa con la trasparente e poi continuiamo con la bianca. Sì, adesso praticamente creeremo le caramelline gommose per decorare la nostra casetta. Per le caramelline gommose, oltre alla colla a caldo trasparente, ci servirà un supporto antiaderente. Io ho questo in silicone. E dei glitter. Guardate, iniziamo con i glitter rosa. Mettiamoli sul supporto. Adesso prendiamo la colla. La facciamo andare qui. Creiamo tante goccioline. E le cospargiamo di glitter anche sopra, visto che non mi fido tanto della trasparenza di questa colla qui. Facciamole anche verdi, dobbiamo farle di tantissimi colori. Preparatene il più possibile, perché più ne preparate di queste caramelline gommose e più verrà bene. Guardate, guardate cosa ho fatto, perché la camera che la mente faceva altro mi ha dato il compito di fare le caramelline gommose. Guardate quante ne ho fatte, ho fatto le arancioni, ho fatto le blu, le viola, le verdi e le rosa, vabbè ne ho fatte altre e adesso me ne metto a fare tante altre perché questa cosa mi diverte molto. Sì, è molto divertente, ma adesso vediamo il risultato con quelle asciutte, così poi Candy ne può fare altre. Ed eccole qui, glitters, guardate che cosa carina, sembra proprio una caramellina gommosa. Guardate Candy quanto è stata brava e quante ne ha fatte, ne sta facendo anche altre. Qui stanno preparando, Glitter ha procurato altri glitter. Sì, gli ho dato quelli trasparenti per un effetto bianco ma zuccheroso. Bene, adesso con la caldo bianca attacchiamo la porta ed inizieremo anche ad attaccare le prime caramelline gommose. Non vedo l'ora. Ecco qui la torta che sembra... la torta, sì. Ecco qui la porta che sembra proprio un biscotto. Madonna, adoro troppo questa cosa, glitters. Mi raccomando, poi se il video vi piace condividetelo così... ci aiutate a farlo girare, perché io mi sto impegnando veramente un botto. Per la mania della porta puoi scegliere la caramellina rosa. Certo. Vuoi che non scelga la caramellina rosa per la porta? Ovvio che scelgo quella rosa. Mamma, quale rosa? Ah sì, questa qui che ha fatto a pallina. No vabbè, perfetta. Adesso iniziamo appunto a mettere tutte le altre. Mettiamo dei puntini, un po' così.
E vediamo un po' l'effetto. Le prendo un po' a caso. Una, due, no, vabbè, duro. Questo non fa male. Un arancione, sì, ok. Perfetto, verde. No, vabbè, Glitters mi piace da pazzi. Adesso mettiamo dell'altra glassa qui, perché prima la cola ci stava finendo e non abbiamo avuto modo di mettere l'altra glassa. Ma cospargiamo questa casetta di glassa! Non andate sulle caramelline, per favore, che sono venute tanto carucce, quindi non ce le coprite, grazie. Io adoro troppo, sto adorando, questo è diventato il mio video preferito di sempre. Ricopriamo anche il tetto e glassiamo tutto il mondo. Very good. Caramelleremo tutto il mondo, perché a noi piace caramello. Bene bene, Glitters, visto che queste caramelline gommose ci sono piaciute davvero tanto, il tetto noi volevamo farlo con le tegole di cioccolata, ma abbiamo pensato di riempirlo di caramelline gommose! Sì, e quindi ne stiamo preparando tantissime! E queste le stiamo facendo un po' più grandi. Sì. Cioè, guardate qui che spettacolo! Li abbiamo fatti con i colori di glitter e candy, quindi viola, rosa, però quei colori che c'erano sotto, guardate, alcune sembrano color tramonto. E adesso andremo ad incollarle tutti sul tetto. Una volta messe tutte le nostre caramelline gommose, guardate, le ho messe pure sfumate dal viola al rosa, toppissimo. Colla a caldo bianca, cerchiamo di dare la forma delle tegoline. Adesso vi faccio vedere, sperando di riuscirci. Comunque tutto molto bello, abbiamo messo, tirato su anche il camino, guardate, bellissimo, però, e abbiamo messo anche le finestre che non avevamo messo all'inizio, queste qua di vetro, perché la camera girl dopo vi fa vedere una sorpresa, dicevo, una casa di marzapane non è una casa di marzapane senza gli ombrellini di zucchero, che realizzeremo con questi cosi. Col filo di ferro dentro, non sappiamo come si chiamano. No, infatti, ma se non sbaglio il loro nome ha qualcosa a che fare con le pipe. Ovviamente Candy ha scelto il rosa al posto del rosso, perché era giusto così. Però dai, sono carini! Allora, adesso li arrotoliamo per bene tutti. Eccoci qua, prendiamo un attimo le misure perché li vogliamo mettere qui all'entrata, direi che così va bene. Tagliamo, ne facciamo un altro uguale e gli diamo la forma degli ombrellini di zucchero, quindi così. Perfetto, è troppo carino! Glitters, siete pronti a vedere la nostra casetta di marzapane finalmente finita? Ta-dan! Eccola qui, non ci posso credere, Glitters, ci ho messo tutto il giorno per farla. Però è bellissima, cioè l'adoro, è stupenda e mi sono divertita tantissimo a farla. Cioè, è veramente bella. Oddio, a me piace tantissimo. E sì, guardate, abbiamo fatto anche il caminetto con lo zucchero filato, che non è altro che ovviamente la salviettina qui strappata. E queste sono tutte le caramelline gommosine che abbiamo realizzato. Ma adesso vediamo se funziona l'idea della camera girl. Ta-da! La nostra casina di marzapane si accende! Perché dovete sapere che sul retro c'è una specie di garage. Vedete, c'è una piccola entrata per le luci che potete chiudere. Ed appunto mettere le luci nella nostra casetta. No, vabbè, adoro!
Bene, Glitters, che dire, il nostro video finisce qui e io spero tantissimo che vi sia piaciuto e che proviate a farla anche voi. Se sì, mi raccomando, taggateci su Instagram così ricondivideremo i vostri lavori. Adesso andate appunto su Instagram e diteci cosa ne pensate di questo tutorial e se vi è piaciuto. Noi vi mandiamo un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, Glitters!